Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi è 22 giugno, sono circa le 7 e mezza di sera. Scherzo, sono le 7:52 di sera. E io sono giusto appena tornata dal cinema e dal centro commerciale. Sono infatti andata a vedere Inside Out 2. Infatti ero vestita anche a tema con questo vestitino per essere insomma a tema imbarazzo. Uno dei personaggi che penso mi rappresenti di più. Veramente, veramente, veramente carino il film. Mi è piaciuto molto. Quindi oggi faccio un bel get ready with me e vi porto un po' con me nella mia serata. Buona visione! Allora, prima di tutto ho sistemato un po' di là la sala. Tanto devo ben far vedere il mio outfit, il mio look, perché è pazzesco. Allora, questo è il vestitino, raga, di Shein, è pazzesco. Si può anche regolare la lunghezza, infatti qui ci sono dei laccetti che se vanno stretti, insomma, si allunga o si allarga, cioè si allunga scherzo, o si... si dice accorcia il vestito, insomma, poi per fissarlo basta fare una ciocchetta. È veramente veramente molto bello, l'avrò fatto 5 euro, è pazzesco, appunto, di Shein. Dicevo, veramente stupendo. Poi qua sotto c'è anche un buchettino e dentro è fatto così, veramente troppo bello. Però vabbè, con le scarpe bianche e uno chignon che adesso mi sa un po' sciolto, però prima era venuto bene, ovviamente rosa. E anche il look super 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 luminoso, naturale, bello, mi piace. Dicevo appunto che ho sistemato di là in un salotto perché c'era il fantasummer che ho fatto ieri con la nene, infatti sono andata al cinema con lei adesso, e che dopo vediamo un po' dove mettere. Vado comunque a struccarmi e poi vado a farmi la doccia, quindi mi prendo già il pigiama. Credo che metterò questo qui di Primark, molto leggero perché fa caldissimo. Quindi ci vediamo a doccia finita. Ok, ho finito la doccia, ho messo anche questo deodorante, comunque ho rifatto le unghiette, quindi potrò fare tartap sui prodotti. E questo qui appunto di Nivea, che ragionalmente raga 48 ore, cioè pazzesco. Mentre questo è il pigiamino di cui vi parlavo di Primark, molto bello. Adesso pettino un po' i capelli. Utilizzo questo spazzolo qui che è molto flessibile, quindi non sembra adesso dal video proprio sicuro, e che appunto non strappa i capelli. E voglio dire, vabbè, ma qui te ne ritrovi un po', ma sono quelli che si erano già staccati, cioè non vengono staccati dalla spazzola, infatti non tira per niente. Quando quella che avevo prima, che era sempre molto simile a questa, mi si era rotta, perché si era staccato tramite il manico per ben due volte, raga, ma perché abbiamo scoperto poi che non era resistente al calore, io lo utilizzavo in combo con il phon, diciamo, mentre furavo i capelli. Quindi si era spaccata proprio due volte appunto e non ricordo più che sto dicendo. Anzi, ecco, quando si era rotta, quindi devo utilizzare le altre spazzole, ne ho qua, che ne avrò altre 5, ok? Il problema è che veramente tiravano un sacco i capelli, ma proprio tanto. Infatti mi sembrava super super strano perché fino a un anno fa li utilizzavo tranquillamente, mentre adesso sono unicamente questi. Ora vado ad utilizzare questa crema che è anticrespo, è la quinta che ricompro probabilmente perché mi piace molto. Vado a fare due pump e la applico ovviamente solo sulle lunghezze, in questo modo per nutrirle appunto ed evitare che si secchino troppo. Adesso anche con l'alivo dell'estate e stanno sotto il sole, si seccano un sacco le punte soprattutto. Quindi adesso metto così e li faccio asciugare all'aria. Se vedete anche questa cosa bianca, ho messo una pomatina per un buffetto. Comunque ho tirato un po' indietro i capelli e appunto li lascio asciugare all'aria, tanto fuori fa caldissimo. Adesso devo ancora mangiare perché sono le 8:30, siamo tornati abbastanza tardi, quindi ci sono le cose dentro il forno. Aspettiamo, nel mentre faccio un mini haul delle cosine che ho comprato oggi. Mi sono messa qui nella camera di mio fratello perché ha uno spazio un po' più carino. E che boh, non c'è luce che se ne sta piano piano andando via. Comunque, tra qualche mese questa camera diventerà mia, quindi imparate a usare questo sfondo, ok? Perché ci sarà tra qualche mese. Comunque, sono passata da DM alla Recenter, alla Conna. Questa è la busta, ci sono tre cose in croce, mi hanno dato una busta enorme, cioè letteralmente ci sono due cosette qua, basta.
come prima cosa ho preso una spuma detergente. Ho preso questa qui di Balea, che è proprio la marca di DM. Schiuma detergente delicata per il viso con estratto di fiori di mandorlo. Questa è 150 ml, mi piaceva perché il pack era rosa. Se poi questa pure mi finisce, ne compro un'altra che liberava proprio i pori e purificante. Quindi ero curiosa di provarla, però quella rosa mi ispirava, quindi ho preso questa. Molto molto carina, ne avevo già provato un'altra di questa marca, però l'ho finita ed era pazzesca, raga. Quindi niente, l'ho voluta riprendere dentro ovviamente la borsa bianca. Però niente, molto 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 carina. Così. Questa l'ho pagata, se non sbaglio, 2,39€. 2 euro qualcosa, insomma. Molto molto poco. In realtà ho preso tre cose, tutte e tre che avevo finito, mi erano piaciute e ho ricomprato appunto. Poi, questo si è pure aperto. Uno shampoo secco al cocco, anche questo della marca Balea, sempre la marca originale di DM. Questo è molto molto figo, raga. Questo shampoo secco è pazzesco, cioè... Guardate il profumo. Questa è la profumazione Hawaiian Coconut. Appunto, quindi al cocco, molto Hawaii, molto estivo. Pazzesco, raga, cioè sta da mare questo, ok? Voi proprio spruzzate che... Ok, è mare, cocco, è spiagge, è mare salato, wow, pazzesco. E quindi va applicato insomma sul capello, poi va lasciato agire 5 minuti, io lo tengo pure un'ora, vabbè, dettagli, e poi va rimosso appunto spazzolando. Molto bello questo, sempre 2 euro qualcosa. Ma dove è vero anche lo scontino? Sì, ecco qua. Vediamo. Allora, la schiuma 2,69 euro, lo shampoo 2,29 euro. Appunto, shampoo secco molto molto bello, raga, questo era pazzesco, l'avevo già provato. Questi qui di Balea sono top. E dato che ultimissima cosa, ho preso una maschera molto blonde, perché raga, io ne avevo due di queste. Avevo questa qui e un'altra al, come si chiama, alla vitamina C, raga, l'ho persa, ma vi giuro non so dove siano, non ci sono. Quindi qualcuno me le ha fregate, è venuto a casa mia, me le ha fregate, probabilmente qualcuno, qualche mio amico, non lo so. Questa qui al cocco, raga, è pazzesca, illuminante e nutriente. Pagata. Dove lo scontino? Ah, qua davanti. 2,29€, anche questa al cocco, quindi tutto al cocco praticamente. Vero, viene? e niente, quindi queste tre cosine, più la busta che costa 20 centesimi, 7,47€. Quindi questo mini shopping fatto, anche perché se non avete visto l'haul di ieri, raga, ho preso un botto di cosine da un po' di negozi, insomma, andatelo a vedere, lo trovate benissimo sul canale. No, devo stare meglio questi capelli, ho delle forcettine così, proprio tipo i becchi di cicogna, così giusto. Vabbè, adesso mi metto meglio, facciamo, li teniamo sciolti. Oggi comunque era la giornata dei buonasti, cioè ce n'erano un botto in giro, mio Dio. Comunque so che qualcuno lo chiederà, quindi faccio già la recensione di Inside Out 2, perché sono andata appunto a vedere quello. Dio mio, ma perché non stanno su queste forcine? Vabbè, intanto che me ne metto vi spiego. Molto bello secondo me, cioè io mi faccio di solito due domande. Ok, ce la posso fare. Ma no, vabbè. Ok. È stato ben speso questo tempo? Questi soldi sono stati ben spesi, cioè ne è valsa la pena andare a vedere questo film, a spendere soldi, a spendere tempo. Questo film secondo me sì. La fine non mi ha convinto molto, cioè a parte il segreto di Ali, raga, che picchio era, cioè voi mi avete fatto aspettare un quarto, no dai, 10 minuti di sottotitoli per poi sapere questo? Bitch. No! Vabbè, dettagli, a parte questa profonda arrabbiatura, ok, per non dire qualcos'altro. E se no vi tombo nel video. E però anche la fine proprio del film in generale, boh, non mi ha convinto la parte finale, però è molto bello. Allora, secondo me Invidia, raga, non me l'aspettavo che facesse così tanta parte. Anzi, vabbè, ovviamente era il personaggio principale. Imbarazzo secondo me doveva fare un po' di più, cioè ok amore, va bene tutto, però svegliati un po', cioè nel senso fai qualcosa di più.
E poi raga, Nostalgia ce l'hanno fatto vedere due volte così e basta. Ce l'hanno pure presentata e poi non l'hanno nemmeno messa tipo nella copertina del film. Cioè, ma Nostalgia era pazzesca, raga. E ho anche preso due segnalibri, uno di Ansia, così molto carino, e uno di Imbarazzo, molto molto carino. Volevo prendere anche come Nostalgia, che mai l'ha finito, però sarà il mio elenco, penso. Quindi appunto ho anche questi due, che ovviamente erano gratis. E poi ho preso una bottiglietta al cinema di popcorn e devo ancora dare i soldi a Neri. Finalmente voglio bene, me li ricorderò più. Cosa voglio dire? Prima o poi. Più così. Comunque non so se avete sentito, ma mia mamma ha detto che è pronto, quindi andiamo a mangiare. Ci vediamo dopo cena. Non so come ho concluso l'ultima clip, ma fatto sta che sono le 11:34 di sera. Un bel salto temporale, tipo dalle 8:50, ok, dell'ultima clip. Bello. Comunque allora ho mangiato tutto, molto molto buoni, succhi e come si chiama? Cheese sticks. Come si chiamano in italiano? Tipo mozzarella sticks. E ho anche guardato una parte di un filmetto, perché raga vi giuro, troppo sonno. Mi è anche venuto un po' di testa, quindi ho preso la momento. E adesso faccio un po' di skincare molto veloce, perché vi giuro mi sto addormentando sulla sedia. Tanto fa caldissimo, vi giuro, sto crepando, è caldo. Prima avevo freddo, infatti mi sono tutta coperta. Adesso c'ho caldo, infatti ho tutta la finestra aperta. E ora faccio la mia solita skincare. Tonico. Ora questo gel di Essence. Ora contorno occhi di Primark. La vitamina C. Non so se si sente. Ok, ok. E infine crema viso. Spero si sente veramente, perché boh, non so che cosa hanno qua fuori. Ah, poi vado a mettere un po' di spot gel. Poi ho applicato il Juicy Lip Oil di Astra nella collezione 03, che è questo qui, azzurrino mentolato. Con questa skincare mi sono concentrata bene su questo profumetto, che raga mi dà super fastidio, e niente, devo cercare di farlo andare via al più presto. Mi giuro che ho un mal di testa assurdo e non mi sta passando, quindi adesso mi metto a letto. I miei capelli non li sciolgo perché ho caldissimo ancora. Ma vi dico che li avevo appunto fatti asciugare all'aria e che poi ci ho dato proprio una passatina con il fondo, perché raga, erano ancora un po' magnetici.